Sono felice di presentare, cioè di entrare in questo confronto, intervista, dibattito con Giacomo Arramao. L'occasione è questo libro, tra l'altro appena da poco pubblicato, ed è una raccolta di saggi, diciamo, che in qualche modo omaggiano a livello internazionale il lavoro filosofico-politico di Giacomo, e che per tutti la sua vita un po', come dire, approfondito, analizzato, utilizzato nel proprio schema mentale una serie di, come dire, di nodi, di concetti che riguardano il tema del potere, della secolarizzazione, del tempo come kairos, eccetera, insomma. E naturalmente in tempi non vicinissimi, ma relativamente vicini, il grande tema della globalizzazione e della mondializzazione. Qui Arramao fa una distinzione interessante, vedremo se sarà il caso poi di riprenderla. Naturalmente, quando si parla di globalizzazione, immediatamente pensiamo alla globalizzazione così come si manifesta in questi anni recenti e tumultuosi, legati all'inizio da un ottimismo quasi esemplare, per poi progressivamente passando all'altra sponda. In realtà forze globalizzanti nella storia ci sono sempre state. Le forze, diciamo, macedoni di Alessandro il Grande era una forza globalizzante. Lo era naturalmente anche quella egizia, lo era soprattutto quella romana. E dove si è posto un problema legato a un'idea anche di impero, beh, lì in qualche modo è nata una prima forma, una prima concettualizzazione di globalità. Che cosa però distingue la globalità antica da quella odierna? E quella odierna si può, come dire, far risalire grosso modo alle grandi scoperte della modernità, insomma. Penso per esempio alle grandi traversate oceaniche. Immaginate che cosa succede tra il 5 e il 600, insomma, cosa diventano i mari se non un primo esempio, diciamo, formidabile di globalizzazione. Che cos'è la scienza moderna se non un primo esempio, diciamo, di tentativo di globalizzazione del sapere, insomma. Ecco, ci sono esempi diversi che portano a questo concetto, insomma. Che cambia rispetto all'antichità per almeno due o tre ordini di motivi. Innanzitutto per un problema, diciamo, di ingresso prepotente della tecnica. La tecnica cambia il rapporto con la globalizzazione, e la tecnica è in qualche modo una propaggine, una proiezione della modernità medesima, insomma. Secondo elemento, secondo aspetto, è il mercato. Il mercato, come dire, trasforma l'idea stessa di globalizzazione. Vedremo poi con Giacomo con quali conseguenze. Dire mercato significa dire denaro. Denaro vuol dire, come dire, la simbolicità più alta di quel concetto di globalità al quale tutti noi in qualche modo pensiamo, insomma. Naturalmente poi la globalizzazione comporta problemi di cui evidentemente ai giorni nostri li viviamo sulla nostra pelle, insomma. Problemi che concernono la democrazia, problemi che concernono, come dire, l'identità. Problemi che riguardano il rapporto tra locale e globale. Giacomo, per esempio, ha immaginato una sorta di crasi concettuale, insomma, la glocalizzazione. Vedremo anche qui che cosa significa, insomma. Ancora una piccola riflessione e poi darei immediatamente la parola a Giacomo. Guardate quello che sta accadendo in questo momento a livello planetario. Parlavo all'inizio di forze globalizzanti. Le forze globalizzanti hanno, non so se sei d'accordo, proprio questo elemento, direi quasi spengleriano, insomma, cioè nascono, si sviluppano e in un certo modo tendono poi a ripiegare su se stesse, a decadere.
lo abbiamo visto in tantissime, come dire, forme storiche. Oggi, come dire, questa partita la si gioca a livello, diciamo, tra le due o tre grandi potenze che si confrontano e si misurano. Da un lato c'è una potenza che è stata egemone fino adesso per tutto il Novecento e tende in questo momento a ripiegarsi su se stesso, cioè parlo della potenza americana, ma poiché la globalizzazione non è qualche cosa, non è che resta, come dire, priva di soggetti, se c'è un vuoto, un soggetto globalizzante tende a occuparlo. Ed è quello che grosso modo sta facendo in questo momento la Cina, che è il punto di riferimento, diciamo, dall'altra sponda. Ecco, ci troviamo dentro questo gioco oggi, dialettico, abbastanza, come dire, eccitante per un verso, e dall'altro per coloro che in qualche modo sono spettatori secondari o protagonisti secondari e spettatori primari, forse con delle ricadute, alcune delle quali probabilmente positive e altre negative. La globalizzazione, per come la stiamo vivendo, e questa è la domanda che ti farei, è in qualche modo legata poi a un problema di oscillazione fra ordine e disordine, tema molto schmittiano del quale tu ti sei lungamente occupato. Mi sembra che molti riverberi di questa grande scatola, di questo grande contenitore concettuale, mentale, antropologico, sociologico, politico, che è la globalizzazione, riconduca poi a questo tema principale, che è un tema, come dire, che cosa ne sarà dei nostri governi, della nostra capacità di governare le cose, riconduce a questo tema dell'ordine e del disordine, della pacificazione del conflitto. La fase che stiamo vivendo, mi sembra, tende incline al conflitto, alla scarsa pacificazione e tutto quello che naturalmente questo poi significa per le nostre coscienze e la nostra psiche. A te la parola. Presidente Scotti, grazie al direttore Russo per questo invito. Sono onorato di questo, grazie anche ad Antonio perché è un vecchio amico, oltre che uno stimolatore di tante mie analisi. Intreccio molto adesso, cerco di intrecciare il più possibile alcune delle cose che nell'introduzione ha detto il presidente Scotti e alcune delle tue provocazioni, perché viviamo un'epoca complessa. Non è né la prima né l'ultima delle globalizzazioni che si danno nella storia. Alcune globalizzazioni sono state già nominate, l'impero alessandrino, che aveva recuperato la cultura ellenica, la cultura greca, l'ha anche salvata in buona parte. Ma dal punto di vista di tante suggestioni è stato, come ha notato Amartya Sen, grande economista ma anche grande studioso dei problemi della storia delle civiltà, come anglo-indiano, è stata più che altro un'orientalizzazione del mondo. Cioè molte globalizzazioni che conosciamo del passato sono state delle forme di orientalizzazione. E poi l'impero romano, non dimentichiamo, tra l'altro qualche giorno fa ero con il collega Andrea Giardina, che è uno dei maggiori esperti di storia romana antica, anche in parte moderna e contemporanea, ma soprattutto come antichista, un grandissimo esperto di storia romana, e notavamo una cosa molto importante, che quello che noi chiamiamo impero romano non si è mai definito tale, e poi vengo alla fine al significato di questa provocazione che sto facendo. Ottaviano Augusto non si è mai autonominato imperatore,
si considerava il princeps, cioè colui che sta al vertice di quella cosa che è sempre rimasta tale nella denominazione fino al V secolo d.C., la res publica. I romani hanno definito la propria struttura fino al V secolo d.C. soltanto res publica. Imperator era il nome del capo dell'esercito. Ottaviano si autodefiniva imperator quando guidava, no, le truppe romane. Cesare era imperator in quanto generale al pari di Crasso e di Pompeo. Cioè il termine imperator era un termine molto specifico. Guai per gli antichi, guai per i greci, guai per i romani a estenderlo a una forma politica della Grecia o poi di Roma, perché quello significava, come dire, determinare un imbarbarimento. È molto importante questa cosa, perché questo tema della res publica, poi vedremo alla fine, chiama in causa forse l'unica chance che l'Occidente ha per rilanciarsi, l'Europa e l'Occidente ha per rilanciarsi nelle sfide globali. E quindi è un momento difficile, un momento di passaggio, non è né la prima né l'ultima delle globalizzazioni che la storia ha finora conosciuto. E un passaggio drammatico, perché sembra che, data l'intensità del confronto che noi abbiamo oggi tra l'Occidente e le altre culture del mondo, le altre civiltà del mondo, sembra che stiano venendo al pettine, e quello lo diceva il presidente Scotti prima, vengono al pettine cose che erano già presenti alle origini della storia occidentale. Discorso di Pericle prima, no? E io dico sempre, c'è un curioso cortocircuito nei temi che vengono al pettine, che poi sono anche le provocazioni di Antonioli, che vengono al pettine quando parliamo di questa globalizzazione, cortocircuito tra il già da sempre e il proprio ora. Come mai proprio adesso diventano di scottante attualità temi, dilemmi che erano già da sempre consegnati alle origini della storia dell'Occidente? Cosa è democrazia? Cosa significa Occidente? Che rapporto c'è tra l'Occidente e le altre culture? Tutte queste tematiche. E in particolare qual è il futuro dell'Occidente, se è un futuro. Fatto due giorni fa, l'altro ieri sera a Udine, nella chiesa di San Francesco, a parlare davanti a un pubblico enorme con Ezio Mauro del futuro, Ezio Mauro ex direttore di Repubblica, del futuro dell'Occidente. E i problemi che zio Mauro mi poneva, dice, la libertà, che cos'è la libertà, che cos'è la democrazia, naturalmente. Ebbene, io intanto noto la prima cosa, che ho definito nel mio lavoro, che si chiamava Passaggio Occidente, che poi un gruppo di docenti angloamericani e spanoamericani hanno discusso in questo libro, che non è altro che la traduzione italiana di un volume che era uscito 2 anni fa negli Stati Uniti. Il passaggio occidente significa che la globalizzazione è un passaggio occidente di tutte le culture, cioè non è che le altre culture rimangono quelle che sono, si stanno trasformando radicalmente, questo non va sottovalutato, ma al tempo stesso attraversandoci
stanno già cambiando radicalmente la composizione, non soltanto sociale, ma la composizione antropologico-culturale delle nostre società, in misura molto maggiore di quanto non avvenisse, perché non dimentichiamo una cosa. È vero che nei secoli passati le ibridazioni ci sono sempre state, ibridazioni, contaminazioni, il Mediterraneo è un incrocio di culture, l'Italia è un incrocio di culture, che ne pensino i tedeschi stessi, sono incrocio di culture da tanti secoli, però questo avveniva in società che non erano egualitarie. La nostra, bene o male, è una società che accoglie gli immigrati sotto la specie di una forma giuridica che è fondamentalmente egualitaria, con tutta quanta una serie di conseguenze molto diverse dagli incroci di culture che sono sempre avvenute, soprattutto nelle epoche imperiali. E quindi loro cambiamo molto anche noi il tessuto culturale profondo, l'ordine delle priorità, non soltanto gli stili di vita, ma anche l'ordine delle priorità etiche profondamente diverso. Dico sempre che un importante geografo, David Harvey, che è economista, anche eccetera, ha dato una bellissima definizione della globalizzazione, time space compression, compressione spazio-temporale. Io gli ho detto in occasione di dibattiti, questa formula andrebbe un po' disarticolata. La globalizzazione la si capisce se per un verso l'assumiamo come una compressione spaziale. Noi siamo fianco a fianco dei immigranti che ormai sono nelle nostre città, no? Ma accanto alla compressione spaziale assistiamo a un fenomeno che, se non lo si capisce, non capiamo nulla di quello che accade, una diaspora temporale. L'esperienza del tempo che fanno i migranti nelle nostre società è completamente diversa. Noi ci coapparteniamo spazialmente, ma non nell'esperienza del tempo. L'elaborano in maniera completamente diversa da noi, ma anche i cinesi, che sono modernizzatissimi. Questo non ha a che fare con la tecnica, nel senso che possono essere tecnicissimi, sono con nostri contemporanei dal punto di vista della tecnica, ma non soltanto i cinesi o i coreani o le comunità cinesi che stanno qui, eccetera, no? ma anche gli arabi islamici, a maggior ragione se sono quelli che agitano il terrore globale, sono ipertecnologizzati, ma l'esperienza del tempo che vivono è completamente diversa. E questo quindi anche la, come dire, gerarchia dei valori e delle scelte morali. In quale luogo si situa tutto questo? Io dico sempre: in quale luogo accade, in quale spazio-tempo accade tutto questo? È uno spazio-tempo del mondo che, diceva prima Antonio, non ha più una potenza egemone indiscutibile. Sì, gli Stati Uniti sono ancora il paese tecnologicamente più sviluppato del pianeta, che hanno l'esercito più forte del pianeta e via dicendo. Ma intanto non hanno più una potenza economica e un livello di produttività tale da poter competere in prospettiva con i suoi veri contendenti, che non sono gli arabi, gli islamici. Cioè l'Islam non ha nessuna alternativa globale, su questo vengo alla fine. La vera alternativa globale è costituita oggi come oggi dal colosso asiatico e dalla Cina in particolare, che ha una sua idea della globalizzazione, ben precisa, meno pericolosa nell'immediato, ma che potrebbe essere
anche vincente in prospettiva, per, appunto, per ragioni che, appunto, che proverò a dire. Non c'è dunque un'egemonia indiscussa, come è accaduto nella seconda metà del Novecento. Non c'è più. Le Twin Towers, da questo punto di vista, hanno come dire, fatto emergere la vulnerabilità degli Stati Uniti, il che probabilmente darà luogo, come spesso capita, agli imperi in declino, darà luogo a straordinari prodotti culturali, come era avvenuto per l'impero austro-ungarico negli ultimi anni prima della fine. Infatti il cinema americano sta migliorando moltissimo, è molto più autoriflessivo. La letteratura americana, avete visto quanti scrittori e scrittrici giovani straordinari sta producendo, che hanno da dire moltissimo a noi, cosa che non accadeva sin dai grandi anni 30. Dopo gli anni 30 hanno avuto un periodo in cui la letteratura era così così, abbiamo un'ultima generazione americana della letteratura che è formidabile, perché riflette sulla fragilità degli Stati Uniti, guardate bene. E allora, in che, diciamo, non c'è un passaggio di testimone, però, è quello il punto, dove il rischio e la possibilità per noi sta nel fatto che non c'è stato un passaggio di testimone e forse di qui a breve non potrà esserci. Viviamo, come ha detto Bauman, ma cronologicamente l'ho detto prima io nella prima edizione di Passaggio Occidente del 2003, viviamo in un interregno, termine che fu usato nel Novecento da Antonio Gramsci, eccetera, ma io lo adopero in un contesto completamente diverso, anche Bauman l'adopera dopo di me in un contesto completamente diverso, tra il non più del vecchio ordine internazionale, interstato nazionale degli stati sovrani, e il non ancora di un nuovo ordine sovranazionale che stenta a delinearsi. Come in ogni interregno possono nascere degli ibridi mostruosi. E quello è il vero rischio. Delle ibridazioni mostruose. E come definire questo? Io vengo un attimo ai nodi che sia il presidente Scotti sia l'amico Antonio Gnoli hanno posto sul tappeto. Il mix di ordine e disordine. Difficile, come dire, trovare una soglia tra l'ordine e il disordine. E di qui anche lo smarrimento. Non credo che, a differenza di alcuni amici storici come Carlo Ginzburg, non credo che che sia una riattualizzazione di Hobbes, la paura. Il nostro mondo non è segnato dalla dominante della paura, ma dello smarrimento, dallo sbigottimento, perché dentro questo interregno si sviluppano tre, ora qui faccio non il filosofo, ma faccio l'analista in qualche modo non soltanto geopolitico come Lucio Caracciolo, ma che è bravissimo, forse uno dei più bravi a livello europeo, ma geoeconomico e geoculturale, noi abbiamo tre faglie. Abbiamo i conflitti determinati dalla diseguaglianza, che vengono definiti giustamente dagli economisti più bravi con un termine tecnico, che è quello della polarizzazione, che vuol dire, per un meccanismo dovuto alla come dire, liberazione della ruota da ogni controllo, e a ogni fase della crisi vi sono dei ceti che diventano sempre più ricchi e dei ceti sempre più poveri. Quindi non è più il fenomeno della diseguaglianza, ma della polarizzazione. Il problema è che ricchi e poveri non appartengono più soltanto a determinate regioni, ma è una polarizzazione che all'interno di ogni contesto
del mondo globalizzato. Voi trovate dei poveri, dei poverissimi, come quelli che trovate a Calcutta, li trovate a Los Angeles. Ci sono zone di Los Angeles impraticabili, trovate di tutto. I clochard, criminalità di tutti i tipi, gente che vive di espedienti quotidiani, gente proprio poveri, poveri, che non hanno nulla. Famosi homeless, li trovate là, ci sono proprio delle sacche di povertà spaventose a Los Angeles. Così come le trovate naturalmente a San Paolo, ma sa com'è? A Los Angeles, a San Paolo del Brasile, trovate dei quartieri ricchissimi dove le case sono difese dai vigilantes armati fino ai denti. Quindi trovate la polarizzazione interna ormai nelle metropoli occidentali. Come trovate dei ricchissimi anche nel cosiddetto terzo mondo, quarto mondo, che non c'è più. La borghesia indiana è fatta di 200 milioni di borghesi ricchi, eh? Certo, sono 1 miliardo, ma 200 milioni di borghesi, eh? La borghesia ricca cinese è fatta dai 300-400 milioni di persone, eh? Non so se vi rendete conto, ricchi, molto ricchi, per non dire la Russia. Allora abbiamo questa faglia conflittuale che è dovuta a una diseguaglianza divenuta polarizzazione, che determina alcune forme di conflitto. Una seconda faglia è quella che io chiamo dei conflitti non redistributivi ma identitari, dei conflitti di valori, ma sono dei conflitti identitari non riconducibili a moventi di interesse o moventi economici. E conflitti identitari sono fondamentalmente i conflitti che vengono agiti, portati avanti da quelli che vengono chiamati i fondamentalisti o i terroristi, o non abuserei di questi ismi, non sono affatto dei fondamentalisti, non sono affatto dei terroristi, ma è gente che, sentendosi emarginata dal centro delle società occidentali, nelle quali vive questa gente da 2-3 generazioni, perché non dimentichiamo che quelli che fanno gli attentati, eccetera, è per quello che non serve la misura del chiudere i muri. La maggior parte dei cosiddetti terroristi islamici o dell'Islam radicale sono cittadini belgi, sono cittadini francesi, sono cittadini britannici, sono lì da 2-3 generazioni, nel senso che per la seconda o terza generazione non ha più funzionato la forma di integrazione che invece aveva funzionato per i genitori, per i nonni, a volte per i bisnonni, non ha funzionato più. E dobbiamo chiederci che cosa è successo. Loro si sentono emarginati dalla società e rivendicano la propria identità in una relazione violenta e al tempo stesso mimetica nei confronti dell'Occidente. Vogliono essere come noi, ma vogliono ucciderci perché non li abbiamo accolti fino in fondo, li abbiamo accolti a metà. Li abbiamo messi in luoghi che sono le banlieue. E io ricordo quando, periodo delle banlieue, ero visiting professor a Sciences Po a Parigi e andammo con degli amici anche a vedere, a cercare di capire che cosa accadeva. Abbiamo parlato con questi giovinotti maghrebini, non parlavano quasi per niente arabo, io conoscevo forse più parole di arabo di quanto non ne conoscessero loro, ma parlavano uno splendido francese, scorrevole, anche abbastanza colto, avevano fatto delle buone scuole,
e dicevano: ma noi mica ci ribelliamo perché un collega sociologo gli aveva detto: ma avete problema condizioni, ma che condizioni lavorative? Il lavoro lo troviamo. Bei giovinotti di 18, 20, 23 anni, 25 anni, bei giovinotti. No, il lavoro si trova di 6 mesi in 6 mesi, o comunque c'è qualche mese che non lavoriamo, poi ne troviamo un altro. Il problema è che non sopportiamo più di vivere in luoghi privi di qualunque qualità. La banlieue è stata ricondotta al suo etimo, lieu banal, luogo banale oppure luogo del bando, si sentono fuori. E allora facile cattura in rete, facile cattura delle sirene di Daesh che dicono: a voi in realtà avete da rivendicare una identità che è un'identità gloriosa, eccetera, 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 eccetera. E allora la ritorsione identitaria contro l'Occidente è quella che costituisce l'aspetto più drammatico di questa seconda faglia del conflitto, per una ragione: noi occidentali da 3 secoli almeno, 4 se non 4, eravamo abituati a una strategia di conflitto in cui il nemico cerca di fare danno a te o fare la pelle a te, ma di salvare la propria. Non eravamo abituati a dei militanti o miliziani che non è che mettono in conto la possibilità della propria morte, la pongono come condizione dell'atto. Mettono una cintura di esplosivo e saltano in aria. Ce ne sono stati migliaia. Allora è dalle guerre civili di religione che l'Europa non conosceva una modalità di conflitto di questo genere. Giovani, anche bei giovani, non solo ragazzi, anche ragazze, pronti a morire, a morire. Hai voglia te a spiegare: ah, ma c'è la strategia di Daesh. Intanto spiegatemi come mai queste migliaia di ragazzi e ragazze si fanno saltare in aria. Non corrispondono più alla logica del calcolo razionale, del calcolo costi-benefici. Non collimano più con nessuna logica strategica. Mi dicono i militari che stanno davanti a Piazza Farnese, non lontano da dove abito io, mi dicono: sa professore, ma come, dice, come va? Dico: voi dovete dirmi come state, siete ben attrezzati? Sì, ci dicono loro, cioè mi dicono loro: siamo attrezzati, ma davanti a un avversario che punta a far del male a noi e salvarsi lui. Ma se uno arriva a 100 metri e si fa esplodere in aria, saltano le camionette con noi e qualcuno anche che sta in piazza, e non possiamo fare assolutamente nulla. Ora vi rendete conto, se noi non entriamo nel cuore di questa vicenda, nel cuore, che cosa è accaduto nel cuore di questo terribile conflitto che non è del fondamentalismo ma identitario. Terza faglia, e qui è la cosa che da cui secondo me consegue, può conseguire la vera posta in gioco del XXI secolo. Finiti gli stati-nazione, la predominanza dell'ordine globale articolato in leviatani, gli stati-nazione sovrani territorialmente chiusi come quelli che abbiamo conosciuto finora, quest'ordine, è finito il sistema bipolare che controllava la logica degli stati nazionali, il sistema bipolare Stati Uniti-Unione Sovietica, c'è caduti queste due, diciamo, contrafforti. Non abbiamo sicuramente una sovranità nel senso di un superstato, che personalmente io ritengo impossibile, ma neppure auspicabile. Tra parentesi, un superstato non mi va per niente. Ma non abbiamo neanche il mondo liquido di cui parla Bauman. Attenzione. Alcune strutture di potere che reggono il mondo globalizzato ci sono, e come?
e sono le strutture di alcuni stati continente, li chiamo io, la politica dei grandi spazi, stati continente che reggono le strutture del mondo, che sono in conflitto tra di loro in maniera, e sono sicuramente la Cina, l'India, la Russia, naturalmente gli Stati Uniti, il colosso latinoamericano principale, cioè il Brasile, che comunque ha delle risorse immense e un potenziale umano ancora inespresso tra mille difficoltà. Se volete, alcuni dicono in Sudafrica, i famosi BRICS, no? Ma il futuro sembra essere di questi stati continente. È una ragione in più per la quale un'Europa che voglia ripiegarsi in una logica di ritorno alle sovranità nazionali non ha alcun senso. È soltanto l'Europa, un'Europa che sia capace di trasformarsi in soggetto politico, potrebbe giocare un ruolo all'interno di questa articolazione del mondo globale in questi grandi spazi, ciascuno dei quali, questi grandi spazi o stati continente, ha delle sue logiche di mercato, guardate bene, ha una sua gerarchia di valori diversa dagli altri, gerarchia di valori, ha un modo completamente diverso di intendere l'economia, il mercato. Vi è un mercato globale, vi è un capitale globale, vi è un mercato globale, ma le diverse aree del mercato globale si caratterizzano in modo differente a seconda dei modelli etico-culturali, che poi sono tutti di origine religiosa. Aveva perfettamente ragione il grande Max Weber quando diceva che le etiche sono tutte quante a sfondo religioso, aveva provato a fare la comparazione delle religioni mondiali, le religioni universali, per capire anche i comportamenti economici della gente nei diversi luoghi del mondo. Aveva fatto il più grande quadro comparativo di cui noi ancora oggi, malgrado tutto, disponiamo per capire il mondo, salvo un errore gravissimo che aveva fatto lui. Aveva detto che la Cina confuciana, essendo anti-individualistica, paternalistica, comunitaria, basata sull'ossequio all'autorità, sarebbe stata il paese meno idoneo a sviluppare un potenziale produttivo. Invece oggi appare proprio il contrario, e stiamo attenti, L'economia cinese sviluppa livelli altissimi di produttività proprio grazie a una, come dire, etica comunitaria che si distingue moltissimo dall'etica individualistica occidentale, che, come aveva previsto nel 1958 Hannah Arendt, è una etica massificata e consumistica. Massificata e consumistica. 1958 in The Human Condition aveva colto questa cosa Hannah Arendt. E allora occorre un po' rifare l'analisi il fenomeno al quale noi oggi assistiamo, e quello, e qui vengo alla conclusione, non dell'Occidente, lo dicevo l'altro ieri sera a Ezio Mauro, che un po' tendeva a dire noi siamo depositari dell'universale perché abbiamo la libertà, la democrazia, gli altri non è che noi siamo depositari dell'universale e gli altri sono particolari. Questa è la tesi di Hegel, è stata riprodotta in buona parte da Marx, eccetera. Le altre civiltà sono in grado di sviluppare soltanto una dimensione particolaristica, soltanto l'Occidente dall'universale. Io credo che i valori dell'Occidente siano da difendere, perché, ma per la semplice ragione che li abbiamo conquistati con lacrime e sangue.
non perché appartengano al DNA originario, ma perché l'abbiamo di volta in volta riconquistati con lacrime e sangue nel Novecento, dopo il nazismo, dopo il fascismo, dopo lo stalinismo. Ma l'abbiamo riconquistate. La democrazia e la libertà sono cose che vanno di volta in volta riconquistate e ridefinite. Non sono delle acquisizioni del nostro DNA. Nel nostro DNA c'è anche Hitler, c'è anche Mussolini nel nostro DNA. Fanno parte della cultura occidentale, fanno parte di tendenze profonde della cultura occidentale. In questo, devo dire, la penso come Adorno, no? Quando Adorno disse: il problema non è il conflitto tra la civiltà e la barbarie. Auschwitz è una tragedia della cultura. I nazisti stavano a suonare il piano, erano grandi fruitori della musica, dell'arte, eccetera. Infatti rubavano appena potevano quadri, eccetera, no? Suonavano il pianoforte. È una tragedia della cultura. L'orrore è venuto fuori dalle viscere della cultura occidentale. Non è così semplice la cosa. E allora noi l'abbiamo dovuto di volta in volta riconquistare e ridefinire libertà e democrazia. Il conflitto oggi è tra gli universali. Provate a parlare con un cinese. Io credo che la Cina di oggi sia un ibrido mostruoso, perché è paternalistica, autoritaria, produttivistica, abile strategicamente, molto furba, è una nuova forma di imperialismo, anche infida per tanti versi, ma io penso che abbiamo a che fare con un conflitto tra universali. Quando un cinese ti dice: ah, voi parlate tanto delle società occidentali, dei vostri appunto valori, come sono messi gli anziani nelle vostre città? Provate a dire. Li mettete in un ospizio, li relegate in un angolo. Da noi gli anziani fanno parte della famiglia allargata. E quando noi, appunto, marito e moglie lavoriamo tutto il giorno, i nonni si occupano dell'educazione dei nostri figli. Educazione con salto di generazione, come nella logica delle famiglie allargate che noi conoscevamo un tempo. Fate presto voi a dire che siete civili, bravi. Voi avete rivolto le vostre metropoli a macchine che escludono chi non è in grado di competere individualmente. Noi privilegiamo il goal, l'obiettivo del gruppo e della comunità. Ora, voi vedete che la situazione è molto... Io penso due cose, qui chiudo e magari abbiamo tempo poi per approfondire. Penso due cose. Intanto, il Presidente ha citato Panikkar prima. Io nei miei lavori ho citato più volte Panikkar, che ho avuto anche la fortuna di conoscere. Questo splendidi abbigliamenti che aveva, era un personaggio fantastico. Indiano e catalano al tempo stesso, cattolico ma anche legato alla religione indù. Cioè, vedica, bravo, sì, la religione vedica. Cioè le due cose insieme. E lui ha detto una cosa bellissima: qual è la nostra chance come occidentali, come europei soprattutto? Dire quello che Panikkar ci ha detto tempo fa: la casa dell'universale non è già edificata. Non siamo noi i titolari della casa dell'universale, pronti ad accogliere benevolmente gli altri nella nostra civiltà del diritto, con tolleranza. No, la casa dell'universale va ricostruita nell'attuale fase di passaggio delicatissima del mondo, va ricostruita multilateralmente. E dice: state attenti, l'idea, diceva Panikkar, me lo disse a una cena, tra l'altro, disse: sei sicuro che noi abbiamo
occidentali, lui parlava della parte occidentale sua, realmente la idea della dignità della persona, dell'individuo, siamo gli unici ad averla. Non sei convinto che un indiano ha un'idea della dignità della persona molto profonda, non meno della, dei voi occidentali? E mi diceva anche un'altra cosa molto bella, è il rapporto di amicizia tra gli indiani d'America. Non era simile all'homo homini deus di Spinoza. Rapporto di amicizia come rapporto di totale trasparenza, senza bugie, secondo la prossimità all'istante, quasi della relazione aristocratica. Cioè l'amico è lo specchio di me stesso e quindi non posso mentirgli e devo rispettarlo fino in fondo. E siamo convinti che noi siamo gli unici depositari della dignità della persona. Non possiamo apprendere da altri, non possiamo. Io trovo che questo sia molto bello. In maniera meno, se volete, anche meno teologico-filosofica, che pure è importante, più è da tempo la mia posizione questa. Io sono convinto che momento drammatico che è stato sottolineato sia dal presidente Scotti sia da Antonio Agnoli è dovuto al fatto che stiamo sperimentando a nostre spese il fallimento dei due principali modelli di integrazione nella cittadinanza che abbiamo teorizzato e praticato negli ultimi 2 secoli e mezzo o forse 3 secoli di modernità. Il modello assimilazionista repubblicano, quello francese, e il modello multiculturalista imperiale a mosaico dei ghetti contigui, l'uno legato allo ius soli, l'altro allo ius sanguinis. Badate bene, il multiculturalismo dei ghetti contigui, in cui ogni gruppo è assunto nella sua differenza, è un modello imperiale, modello che prevale nei paesi che sono stati egemoni, che hanno avuto un impero, l'impero britannico sicuramente, il Commonwealth britannico, ma anche poi gli americani hanno fatto una cosa simile, pur non avendo formalmente un impero, ma dove ogni gruppo culturale e religioso viene messo nel suo spazio accanto all'altro, non comunica con l'altro, viene trattato in forma differenziale, in maniera differenziale, anche a volte anche dal punto di vista giuridico. E entrambi questi modelli, che sono gli antipodi nel modo di concepire l'integrazione, hanno fallito, hanno prodotto lo stesso tipo di conflitti, sia il modello Republique, sia il modello Londonistan, hanno prodotto gli stessi conflitti, lo stesso tipo di conflitti identitari. Sono a Parigi e a Londra, noi troviamo i più radicali, fondamentalisti, usiamo questo termine, islamici, i più irriducibili, quadri ancora pronti a tutto e via dicendo. Un'alternativa ci sarebbe e ce l'avremmo noi, ora senza fare dei discorsi che vengono fatti da amici sui giornali, impero latino, impero mitteleuropeo, mi sono scocciato. Sono cose da anni 30 queste. E noi abbiamo un modello che, certo, è il modello che viene fuori dalla tradizione romana, la tradizione italiana, la civitas, né universale cannibalico, assimilazionista cannibalico, né l'antiuniversalismo del divide tempera, delle differenze di tipo imperiale. La famosa tolleranza multiculturale che è il terreno di coltura dei fondamentalismi più
feroce, ma uno spazio giuridico e politico come quello della Civitas Romana, suscettibile col suo ius soli di accogliere in sé una pluralità di naziones, di gentes, di confessioni religiose, a condizione del rigoroso rispetto dell'universalità della legge. Roma, diceva Max Weber, è la terza casella del razionalismo occidentale, dopo Atene, la ricerca demitizzata, non più mitologizzante, la ricerca della realtà naturale, della realtà umana, quindi la filosofia scienza dopo il mito, Gerusalemme, l'idea di storia come un viaggio che procede dalla creazione del mondo fino all'apocalisse finale, al giudizio finale, quindi la storia che non si ripete perché soltanto una volta si attraversa il Mar Rosso, è accaduto una volta sola per sempre, come ogni cosa che accade. Questo è anche bellissimo, idea di storia, no? Anche quello che sto dicendo a voi adesso analogicamente spero si potrà ripetere, ma nella forma esatta in cui sta venendo a quest'ora, in questo istante, eccetera, dell'anno 2017 dell'era cristiana, anno tale dell'era cinese, anno tale dell'era ebraica, nella forma esatta in cui sta avvenendo adesso non avverrà mai più, dicevano i rabbi ebraici, cioè avviene una volta sola per sempre. Questo trovo bellissimo, quest'altra grande novità. E poi terzo, Roma, il diritto razionale universale, non legato più a una singola etnia, valido erga omnes, razionale, quindi giudicabile nella sua oggettività, modificabile dal punto di vista della logica e del rigore e via dicendo. E la Civitas Romana tiene insieme le due cose dell'universalismo e della differenza, è quello che ha consentito a Paolo di Tarso, a San Paolo, di usare la celebre frase davanti al funzionario romano, gli ha detto: chi sei? Civis Romanossum. Frase che lui aveva preso da Cicerone, ad verrem, contro verrem, e la ripete perché era un uomo colto, Paolo era un uomo colto, era un ebreo che conosceva il greco, conosceva il latino e aveva letto dei testi. Civis Romanossum, cioè dal punto di vista della fede mi riconosco nella credenza che Gesù di Nazareth è il Messia. Questa è la prima proposizione di fede dei primi cristiani, era Gesù, è bellissimo il nome, tra l'altro aramaico, Gesù di Nazareth è il Messia. Basta. Dal punto di vista della mia collocazione nello spazio giuridico e politico, sono cittadino di Roma. Basta. Io penso che l'unica chance che abbiamo è ripartire da questa idea che io chiamo un universalismo della differenza, dove la differenza diventa non un ostacolo all'universale, ma diventa invece il tessuto connettivo dell'universale, dentro lo stesso spazio del diritto e della politica. Questa è la mia idea, almeno il modo in cui sto cercando di lavorare, e insomma non è facile.